Una breve intervista a Filippo Tadolini, un giovane regista teatrale che ha deciso di donare la sua vita all'arte. Com'è nata questa passione? Perché è una passione che comunque ti ha assorbito. Da dove è nata? Mi assorbe tuttora, nel senso che in realtà mi prende un sacco di energia anche quando non lavoro, perché comunque è una vera grande passione. Questa passione è nata dall'infanzia, perché da piccolo la mia nonna paterna, che comunque è una estimatrice, una cultrice dell'opera lirica, mi ha avvicinato all'opera lirica, al teatro lirico, sotto forma di racconto, di fiaba. E quindi in quell'età in cui si è particolarmente sensibili a questo tipo di stimoli, sono lasciato affascinare dal mondo dell'opera, dall'opera lirica in tutte le sue componenti. E in fondo anche adesso, quando io penso al mio approccio, a come io mi relaziono, io Filippo, con il teatro lirico, ritrovo ancora quell'energia lì, quell'energia originaria della mia passione infantile. Cioè l'opera lirica è una grande fiaba che mi ha permesso nella vita, e ancora tuttora mi permette, di evadere dal mondo reale e vivere e lasciarmi assorbire in un mondo che è veramente un mondo fiabesco. Ma quindi l'opera lirica è un sogno, una realtà? No, l'opera lirica è una realtà, è una cosa molto concreta, perché è una esperienza artistica fatta di certe professionalità, di cose molto pratiche, ma il risultato finale è un sogno. Cioè chi lavora nel mondo dell'opera lavora producendo dei sogni. L'opera lirica può essere attuale o non può più, diciamo, rispecchiare i tempi? Io credo che in realtà l'opera lirica sia molto attuale, però è indubbio che nel corso dei decenni, sia dei secoli, insomma, sia avvenuta una mutazione del gusto, ma anche, diciamo, del marketing, nel senso che a un certo punto, diciamo, che l'interesse nei confronti di questo tipo di spettacolo, anche dal punto di vista economico, non è più stato quello che era all'epoca, diciamo, d'oro, quindi nell'Ottocento, perché sono nate altre forme d'arte, perché è nato il cinema, perché è nata la televisione, e quindi l'opera lirica non è più stata l'unica forma di spettacolo completo che diciamo la gente poteva da cui la gente si poteva far sedurre. E allora, avvenendo questo spostamento, che è uno spostamento che secondo me è in parte anche economico, ecco che l'opera lirica è entrata in un mondo un po' più storicizzato, è entrata in un mondo un po' più, come posso dire, museale. Io, se penso oggi a, non so, per esempio alla tragedia greca, alla tragedia classica, al teatro classico, temo che la fine dell'opera lirica sarà quella, cioè tra 200 anni, non lo so, 300 anni, 400 anni, però temo che ci sarà una tale contrazione della produttività nel mondo della lirica che verrà musealizzata, cioè ci saranno questi quattro teatri famosi, storici, che continueranno a fare opera lirica e basta. Secondo te comunque non c'è un futuro nella lirica? Ripeto, io penso che sia una forma di spettacolo molto attuale, perché chi ci entra dentro e comincia a seguire le sue storie, le sue vicende, quello che viene rappresentato, quello che viene cantato, quello che la musica ti vuole trasmettere, si rende conto che è i richiami con la contemporaneità, con i temi attuali sono continui. Non vedo un interesse della società a rilanciarla come spettacolo alla moda, come spettacolo di moda. Di moda nel senso spettacolo che venga riconosciuto come di massa, ecco. E quindi questo la porterà a diventare sempre più di nicchia. Quindi la fine del bel canto all'italiana? No, questo mai. Mai, nel senso che non, il bel canto all'italiana non finirà, rimarrà dentro un recinto più ristretto. Insomma, alla fine ricordiamoci che l'opera lirica è un'invenzione made in Italy, è una delle straordinarie invenzioni made in Italy, come la pizza e come poche altre, insomma, ma è assolutamente un primato che spetta a noi italiani, quindi su questo